Parcheggiato la moto, siamo sempre a Vaduz, praticamente siamo vicinissimi al centro e una delle prime tappe che avevo pensato era questo ponte qua, Ponte Rein qualcosa, impronunciabile. E questo ponte ha la caratteristica che separa praticamente tramite questo fiume la Svizzera da Liechtenstein, quindi lato nostro noi siamo in Liechtenstein. Superato la metà saremo in Svizzera e se non erro questo tanti anni fa veniva usato un po' per il commercio e quant'altro e oggi si può percorrere sia a piedi che in bicicletta. Vediamo un po' come dentro e ovviamente c'è divieto per macchine e moto. L'XADV? Guarda, hanno scritto US, vedi? E qui dovrebbe esserci da qualche parte il doppio cartello, la doppia direzione. Caldo, eh? È un prodotto di legno. Bello. Quindi c'era una dogana da qualche parte. Non so se c'era una vera e propria dogana, però praticamente qui c'è il confine. E difatti, eccolo qui. Noi veniamo da Liechtenstein e andiamo verso la Svizzera. E difatti dall'altra parte c'è Sevelen e noi veniamo da Vaduz. Tutto torna. Molto bello. Non siamo gli unici turisti. Bello, eh? Arrivo fino a giù e torno indietro. Però ci passano quei cavalli, vedi? Diciamo che ci sono tracce inconfutabili del passaggio di cavalli. Bello, eh? Ok, e adesso come per magia siamo in Svizzera. Ta-da! Benvenuti in Svizzera! Bello. Adesso ci facciamo due passi e poi un giretto al centro. Stiamo facendo una passeggiata qui al centro, diciamo la nostra via del corso romana, la via equivalente. Abbiamo già cenato e domani mattina torniamo per fare colazione, anche perché adesso è domenica pomeriggio, quasi tutti i negozi sono chiusi. Io ovviamente ho saccheggiato quello di souvenir, l'unico aperto dove vi dico con tutta onestà che comprando quattro adesivi, mettendo un timbro del passaporto e comprando una stronzatina di souvenir per casa, perché io a casa ho souvenir dei viaggi dappertutto, ho speso la bellezza di 55 euro. Comunque, tralasciando questa spesa leggermente cara, facciamo due passi, andiamo verso la cattedrale di Vaduz, che è quella lì davanti, e alla nostra sinistra potete notare non so cosa, non mi sono preparato, però diciamo che iniziamo a sentire un po' di stanchezza, anche perché sono le ore 20 e 12, noi abbiamo già cenato perché abbiamo visto che Google ci dà che praticamente chiude tutto alle ore 20, quindi ne abbiamo approfittato e stiamo in giro da che ora stamattina? Da che ora? Dalle 9 più o meno siamo in giro. Alle 9 siamo arrivati alle 4, ovviamente abbiamo fatto tantissime pause, ma veramente tante tante tante. In alcune non ho fatto nemmeno le riprese perché volevo proprio rilassarmi.
Comunque, torniamo a noi. Cattedrale molto molto bella, che riprende anche i colori sull'orologio del Principato. Vediamo un po'. Comunque qui abbiamo trovato un caldo terrificante. Allora, fino alla Svizzera stavamo massimo intorno ai 24-26 più o meno. Appena entrati in Liechtenstein abbiamo toccato anche 35, praticamente è come se fossimo a Roma, cambia poco. Ma che bello, vedi? Non è che a questo momento fa tanto caldo, farà almeno una trentina di gradi. Queste fantastiche scale a pancia piena. Ah, bellissimo, mamma mia. Facciamo un giretto intorno. Aspettavano me proprio. Ah, tra l'altro, non so se si vede, ma in alto sulla sinistra c'è il castello di Vaduz, che non so se ci passeremo perché praticamente è tutto un ponteggio, lo stanno ristrutturando. Quindi purtroppo siamo nel posto giusto ma al momento sbagliato, almeno per quanto riguarda il castello. Vediamo un po' questo lato com'è. E tra l'altro non è stato nemmeno semplicissimo trovare parcheggio per la moto, perché praticamente ogni parcheggio, nonostante le attività sono chiuse di domenica pomeriggio, troviamo sempre il simbolo del tow away, cioè del carro attrezzi. E non è come da noi, quindi immagino che è come gli altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, se c'è il cartello te la portano via. Ah, questo è l'altro lato. Molto bella. Qui sulla destra, questo posto mi ricorda un po' l'HB di Monaco di Baviera. Bellissimi ricordi. Questo magari se facciamo in tempo domani mattina facciamo una scappata dentro. Perché credo sia chiusa adesso. Sacristei. Devo dire, sia al centro che qui, anche al ponte prima, tutto abbastanza pulito, non c'è una carta, una cicca di sigaretta, una busta di plastica, una mascherina, non c'è nulla. Sì, qua è chiuso, quindi bisogna tornare eventualmente domani. Sta iniziando a tramontare. Wow. Noi continuiamo la passeggiata e poi torniamo in albergo perché, come dicevo prima, siamo stanchi e diciamo che un po' di relax non ci dispiace. Buongiorno. 10 luglio. Stiamo facendo colazione al centro di Vaduz. Eccolo qua. Il tempo non promette bene, che è bello coperto, bello nuvoloso, però la temperatura ci piace. Sì. 23-24 gradi. Il viaggio dall'hotel fino a qua è stato, direi, molto piacevole. Il programma prevede questo: facciamo colazione, ovviamente, rivediamo un attimo le mappe con tutti i punti di oggi, e oggi usciamo da Liechtenstein, entriamo in Germania e iniziamo la prima parte della strada romantica. Quindi oggi iniziamo a vedere Fussen,
iniziamo a vedere il castello di Neuschwein, come si pronuncia, che è il castello che, se non ricordo male, è ispirato a Frozen. E niente, in questo momento nel centro, proprio nella via centrale, non c'è nessuno. Ci siamo io e Marco. Quindi adesso andiamo a fare una bella colazione. Ieri, facendo un sopralluogo, avevamo trovato due o tre localetti bar giù in fondo, praticamente sotto il castello. E oggi sarà un pochettino più impegnativa di ieri, perché tutto sommato ieri abbiamo fatto poco più di 4 ore, oggi dovrebbe essere poco più di 5 ore. Però nel momento in cui dovessimo essere stanchi, insomma, magari se proprio ci prende la botta di sonno, pensiamo a fare un po' di autostrada. Vediamo, tanto le prime 2-3 tappe sono importantissime per la strada romantica, che cioè veramente vale proprio la pena vedere. E poi partire a pancia piena è tutta un'altra cosa. A dopo! Ci siamo fermati in questa galleria perché poco dopo la frontiera con la Svizzera ha cominciato a piovere, e quindi ci siamo messi tutto e tutto antipioggia.
scoperto la borsa serbatoio e ora si riparte.
perché il posto è molto molto carino. Questo ovviamente è un ristorante dove si mangia, però noi ci siamo fermati al volo per un caffettino, un pezzo di torta, qualcosa. Molto molto carino. Poi dietro c'è la funivia, si sale, non so dove, e veramente carino. E intorno poi c'è tutte montagne, tutto verde. Prima pausa in Germania, prima tappa e soddisfatti. Next step is Fussen. A Fussen ci dobbiamo fermare perché da lì poi iniziamo la romantica. A Fussen quindi. Ok, pausa fatta, caffè preso, caffè. Prossima tappa, Fussen. Iniziamo la romantica.
Per mangiare c'è tanta scelta, Mi ricorda San Marino. Come dice Citti, una bomboniera. Andiamo verso su. Per castello che parla qua sta a 2 minuti. Proprio 2 minuti, 2 minuti. Via verso il mega castello. Thank you.
Allora, alla fine del castello non ci siamo fermati, non ci siamo avvicinati più di tanto perché era tutto chiuso, un casino, macchine, persone, pullman. Quindi ci siamo fermati a fare qualche foto da tipo 1 chilometro di distanza. Adesso siamo all'Asberg am Lech, che è un'altra tappa, diciamo, molto famosa sulla Romantikstrasse, la strada romantica. Centro molto carino, ci siamo presi un fantastico, fantastica acqua tonica al limone, che fa caldo. Facciamo due passetti e poi ritorniamo, perché poi facciamo un passaggio veloce ad Augusta e poi abbiamo il check-in a Nördlingen, se non ricordo male. Dovrei un attimo rivedere il percorso. Facciamo due passetti qui. Il moto l'abbiamo parcheggiato oltre il ponte. Un po' distante però. Una bella passeggiata non guasta mai. Ti piace Marco lì? Cosa? Ti piace? Io sto saccheggiando praticamente ogni negozietto di souvenir, tra qualche schifezzuola da mangiare, oggetti da portare a casa, da amici. Carino, eh? Guarda quella ruota lì. Ricorda Brucia. Yeah. Yeah? Yeah. What's your name? Enjoy the story. Enjoy the story? Yeah. Okay. You will see yourself. I check it up. Okay. I see me? Yeah. Put me in the video. Okay, sure. Bye. Goodbye. Him too. Of course. Bye-bye. Bye-bye. Adesso ci avviciniamo al ponte e torniamo verso il mare. Che per il check-in ci manca circa 1 ora e 40 ancora. Beh, oggi era un po' più impegnativo come giornata, come tappe. Che i miei bambini parlano inglese già così piccoli e noi manca 40 anni parliamo così con grande, anzi enorme fatica.
bella trafficata, eh? Ma so. Eccoci, allora siamo arrivati adesso a Nordlingen, abbiamo fatto check-in, sono le 7 passate, oggi è stata veramente lunga. Non ho ripreso il centro di Nordlingen perché sta dietro, non ci siamo arrivati. O vediamo, ci andiamo dopo, magari per cena facciamo una passeggiata e domani mattina ci ripassiamo con le moto. Comunque, questa è la stanza. Eccola qui, queste sono le mie buste. Marco. E notavamo con Marco che praticamente il bagno è più grande dell'altra camera dove c'è il letto. Molto carino. E adesso d'accetta. Di fronte a noi Nordlingen. Continuiamo con la strada romantica. Abbiamo fatto check-in in hotel. Abbiamo chiesto qualche consiglio per la cena e il ragazzo lì ha detto: ma potete cenare qui che è buonissimo. Abbiamo ringraziato perché è stato molto gentile e proattivo, però va bene così, insomma. Quindi ci facciamo una passeggiata al centro, poi vediamo eventualmente se domani mattina ci passiamo in moto oppure partiamo direttamente verso le altre tappe previste. Carino. È grande, eh? Siamo anche nella di tramonto. Sì. Vedi, queste sono proprio le casette tipiche. Col tetto fatto così. Bello. Questo è il posto nostro, Shanghai. Questa è giusta, il posto è giusto. Vedi che carino, peccato solo per le macchine. Ah, ecco qua la zona che off limits poi delle macchine, dove finiscono di parcheggiare. Oh, c'è pure il supermercato, vedi, è in gang, e passa la paura. Di domani è la prima mattina che abbiamo la colazione inclusa con il pernotto ed è quasi un peccato, Marco, lì è quasi un peccato che domani abbiamo la colazione lì, perché guarda qua quanto è carino, guarda da giù pure molto carino. Hai trovato qualcosa per la cena? No, non ho trovato nulla. Anche perché pure lui ci ha detto che c'era un sacco di scelta qua. Vedi, c'è pure casa tua, bar, pizzeria. Che buoni. Ma pure chiuso. Enorme sta chiesa, eh? Molto bello come centro. Poi venticello fresco. E cicogna. Sì. Guarda che nidi. Pure là sopra. Non ho mai visto.
Cavolo, bravo che me l'hai fatto notare. Poi me lo rivedo. Guarda che bello qui. Sta bellissimo. Tutto sommato lunedì sera un po' di gente c'è, cioè, pensa al weekend qui. Allora. Ah, è probabile, sì. Allora, noi dove siamo? Museum Outlook. Comunque siamo qua proprio al centro. Ah, vedi che carina quella miniatura, ci ho fatto caso. E noi siamo qua, ecco, siamo qua dietro la chiesona. Dai, continuiamo a fare due passi. Ma che bello! Possiamo vedere pure qui cosa si mangia. Se no destra c'è pizza blitz. Ah, la pasta. Vai italiano. Ai 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 ai. Vediamo, dai. Vediamo. Mi sono accorto ora che era morta la batteria. Nel frattempo ho chiesto informazioni al signore, gentilissimo, ci siamo stretti pure la mano e ci diceva che ci sono due posti che fanno la cucina tipica bavarese. Uno è un hotel che abbiamo appena passato e l'altro è un posto che sta dopo il ponte, quindi adesso lo attraversiamo e ci siamo così arrivati. Ah, vedi che bella questa torre, hai visto? È del 1376. Marco lì? Questa torre è del 1376. Il cartello, cioè, sì. Tavolo. Quindi andiamo a vedere l'altro che probabilmente è quello che... quello giusto. Che sceglieremo, esatto. Ti dico, quello giusto. E se lo dice lui, è così. Vedi? Guarda che bellino. Baldinger Torre, bellissimo. Sì. Quindi dobbiamo, qual è quello sulla sinistra là? Schloss. Ora se non bisogna imparare un po' di tedesco, eh. Forza. Carino, pensavo tipo il paesino di prima che era un po', c'era un fiume più, la cicogna più grande, sì, sì. Non sa quanto è grande. Io non ho mai sentito questa storia del comune germano. No, ma carino, lo so. Dovete essere i posti. Eccolo qua. Ce la faranno i nostri eroi? Vediamo.